Le caratteristiche e proprietà attribuite sin dall'antichità all'olmo sono quelle depurative, astringenti, sudorifere, disinfiammanti delle mucose e in particolare proprietà cicatrizzanti. Le parti utilizzate dell'olmo sono principalmente la corteccia e le foglie, da cui si ottengono i rimedi naturali, quali tisane, tinture madri, gemmoderivati e altri estratti. I principali principi attivi sono sostanze tanniche, flobefeni, fitosferina, minerali come potassio e silice, ed inoltre principi amari. La mucillagine, ad esempio, è ricca di speciali tannini. Ed è contenuta in particolare nelle radici. Queste speciali mucillagini sono in grado di aderire come un film sulle pareti intestinali, proteggendole e rigenerandole. Per questo, l'olmo è un rimedio molto utile per i problemi gastrointestinali. Aiuta inoltre a sciogliere ed espellere il muco e le tossine, purificando la superficie di vari organi, promuovendo così lo svolgimento delle loro funzioni nel migliore dei modi. Generalmente si assumono decotti mucillaginosi di corteccia di olmo, in grado di alleviare i disagi dovuti ai malanni che attaccano gola e intestino, e di lubrificare la mucosa. Anche il gemmo derivato di olmo campestre è indicato come utile rimedio contro l'acne, perché è capace di regolarizzare la produzione di sebo. Il dosaggio sono 30 gocce in 2 dita di acqua, da prendere lontano dai pasti per 2 o 3 volte al giorno. Le mucillagini tanniniche dell'olmo sono ottime da applicare anche come gel su piccole ferite, abrasioni e punture. Grazie al potere cicatrizzante e antinfiammatorio, il corpo ne trarrà giovamento. Inoltre il decotto può essere utilizzato per impacchi esterni, sempre a scopo di aiutare la guarigione della pelle, in presenza di acne, eczemi, dermatiti ed herpes. Nessuna particolare controindicazione è legata all'utilizzo dei prodotti a base di olmo. Generalmente, in via del tutto precauzionale, si raccomanda un utilizzo limitato dei prodotti officinali alle donne in dolce attesa. Sono 2 i tipi di olmo utilizzati a scopo officinale: l'olmo americano e l'Ulmus campestris. Molto più facilmente reperibile anche sul territorio italiano. Si tratta di alberi in grado di raggiungere anche i 30 metri. Particolarmente longevi, infatti superano tranquillamente i 50 anni di età. La forma della chioma è a cono e solitamente arrotondata. La corteccia è scura e molto rugosa. Infatti, è percorsa in tutte le direzioni, da incisioni e screpolature. Una particolarità dei suoi rami è l'aspetto che, da pelosi nei primi 2 anni di crescita, diventano lisci da adulti. Le foglie sono ovoidali, con margine seghettato. E solitamente hanno la base della foglia asimmetrica. I fiori sono ermafroditi, riuniti in mazzi di colore rosso, che fioriscono da febbraio ad aprile. Il frutto è una samara colore giallo, che quando cade, ruota come un'elica sino a terra. L'odore è quasi impercettibile. E il sapore è aspro. L'olmo campestre e l'olmo rosso sono diffusi in Europa, nel Caucaso, in Asia centrale e in Nord America, nei boschi e negli incolti dal livello del mare fino ai 1500 metri, grazie alla sua capacità di resistere al freddo e ai venti. Le sue proprietà, e in particolare la capacità di cicatrizzare le ferite, è conosciuta sin nell'antichità, sia in Occidente che in Oriente. Vi sono testimonianze dell'uso dell'olmo con proprietà curative dagli sciamani americani. E veniva decantato persino da Plinio il Vecchio. Nel Medioevo era molto in uso proprio per aiutare la guarigione delle ferite di soldati e cavalieri colpiti in battaglia. Negli ultimi anni, in Europa, gli olmi stanno sempre più morendo a causa di una malattia che si propaga molto rapidamente. Gli studiosi e gli scienziati sono in cerca di una cura efficace contro tale malattia. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.